Eni. Insieme abbiamo un'altra energia. Una strana nebbia è il libro che ho scritto per Mondadori Strade Blu e racconta la vicenda della Moby Prince, una tragedia, una strage avvenuta 30 anni fa, di cui ricorre l'anniversario proprio quest'anno. Una vicenda misteriosa perché un traghetto si è scontrato con una enorme petroliera appena fuori dal porto di Livorno. Non sono stati individuati i responsabili, la vicenda è ancora ricca di misteri. Io quello che ho fatto in questo libro per la prima volta in maniera esaustiva, ho cercato di cambiare il punto di vista, di raccontare la storia dalla parte della petroliera, una petroliera che non si sa bene da dove arrivasse e soprattutto cosa trasportasse. Forse questa vicenda, questo incidente, questa tragedia che è costata la vita a 140 vittime innocenti, è da ricondurre al petrolio negli anni 90, quando politica, imprenditoria e mafia erano intrecciati, e forse lì sta la chiave di tutta la vicenda. Questa è la mia ipotesi, insieme a tante domande ancora aperte sul caso, che vengono trattate in maniera puntuale, documenti alla mano, e forse, chissà, potranno aiutare tutti speriamo trovare un esito positivo con la nuova commissione d'inchiesta parlamentare appena varata. Corrado Veneziano, sono un artista e ho avuto una doppia fortuna in quest'ultimo periodo di realizzare 33 opere, tutte dedicate alla Divina Commedia, e sono diventate l'unica mostra di un artista contemporaneo all'interno dell'ampio palinsesto del governo italiano del Comitato 700 Dante per le celebrazioni proprio di Dante Alighieri. La seconda fortuna, una delle 33 opere, è stata scelta da Poste Italiane, Zecca dello Stato, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero delle Finanze per diventare il francobollo dello Stato italiano dedicato ai 700 anni e dedicato alla Divina Commedia. L'opera si chiama Inferno, evocando Buffo al Matto, perché l'artista ha preso spunto da un pittore coevo di Dante, Buffo al Matto appunto, i cui affreschi, in particolare il Trionfo della Morte e l'Inferno, a cui questo quadro è ispirato, sono stati recentemente restaurati e sono visibili nel cimitero di Pisa. Nella mia reinterpretazione ho messo Lucifero, ho messo tutti quanti gli uccelli satanici che incombono su... Sono tutte quante donne queste qui, sono donne tutte quante molto eleganti, anche molto belle. Alcune leggono, altre declamano, altre cuciono, sono dedite alle arti, e ciò nonostante una mano rapace fa volare via petali, le lancia verso l'aria, a un certo punto impazziscono, e tutti quanti gli uccelli, anch'essi satanici, incombono su queste mani rapaci e soprattutto sulle donne. Ma l'opera, spero, credo, non abbia un intento dichiaratamente, come si può dire, ossessivo, di pericolo, di pena, perché tutto sommato poi ci sono i dorati, il celeste, il rosa, in una circolarità che chissà alla fine salverà proprio le donne e quindi anche la purezza. Insieme abbiamo un'altra energia.